Ciao a tutti, ben ritrovati in una nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario di oggi. La nostra opinione, benessere scuola. L'arte dell'erborista con Marco Martino. Scopriamo la mappa del malandrino con l'app dei Crispy Bacon. Siamo andati nell'ambulatorio del veterinario Dottor Festa. Il libro della settimana. Conosciamo Magico Tempe. Quest'anno abbiamo una nuova rubrica chiamata La nostra opinione. Andremo in alcune scuole per affrontare diversi temi che riguardano i ragazzi nell'ambiente scolastico. In questa puntata parliamo di benessere scuola. Noi ragazzi di Quinta del Cremona pensiamo che stare bene a scuola voglia dire amicizia, sostegno morale, dialogo, espressione scritta, visiva, fisica e musicale. Esperienza. Coinvolgimento. Lucia, vieni. Ok. Noi vorremmo scuola ecologica. Amiamo la nostra scuola ecologica. Scuola con le ruote. La scuola multimediale. Chissà se ci sono delle piante che ci aiutano a studiare. Chiediamolo a un erborista. Ciao ragazzi, oggi ci troviamo nell'erboristeria di Marco Martino per capire se esistono piante che possono aiutare noi ragazzi dello studio. Ciao Marco, da cosa nasce la tua passione per le piante? Guarda, la passione per le piante per me è un po' una passione di famiglia, nel senso che nasco in una famiglia di erboristi, prima di tutto, e che mi hanno tramandato un po' con l'educazione quella che è la passione proprio per le piante e per l'ambiente in generale. Come si diventa erborista? Erborista, oggi c'è un diploma di laurea, il posto più vicino qui a Padova, che è un ottimo polo per l'educazione a diventare erboristi. C'è da dire che poi, usciti da quello che è il percorso formativo istituzionale, ci vuole un bel po' di pratica, ecco. Spesso noi studenti ci troviamo a dover fare i conti con lo stress da studio. Esistono dei rimedi naturali per aumentare la resistenza dello stress e potenziare la memoria? Esistono delle piante che in qualche modo possono aiutarci a migliorare le nostre performance e in qualche modo anche aiutare la nostra memoria. C'è da dire prima comunque che
il nostro studio è fondamentale, nel senso che tutta la tua capacità di memorizzare è esercizio tuo. Le piante possono darti un pizzico di aiuto. Una fra tutte mi viene in mente l'eleuterococco. Questa è una pianta che aumenta la tua capacità di sostenere la tua concentrazione nello studio. È costoso utilizzare le piante come medicamenti? Allora, innanzitutto una piccola precisazione, le piante, anche se possono essere utilizzate con lo scopo di medicamento, in realtà non sono delle medicine, sono degli alimenti che aiutano a sostenere in alcuni momenti della nostra vita nostro fabbisogno per mantenere il nostro benessere. Ecco, quindi direi che siamo più nel campo dell'alimentazione. Per quanto riguarda il costo, io direi che dipende molto da che forma vogliamo utilizzare. Più è elaborata la forma che noi vogliamo, più è comoda, più può essere costosa. Nel momento in cui però vogliamo utilizzare le materie prime tal quali, queste sono molto molto economiche. Hai qualche consiglio da darci? Se tu vuoi affrontare un percorso di benessere con le piante, il consiglio che posso darti è quello di fare quello che stai facendo, cioè chiedere sempre, informarti e avere un dialogo con le persone che poi ti consiglieranno quello che devi andare a prendere. Il parlare è sempre la miglior cosa. Grazie Marco per le tue spiegazioni. Ora ti lasciamo il tuo lavoro. Ora linea allo studio. Andiamo a scoprire che applicazione hanno inventato i ragazzi della Crispy Bacon. Ciao ragazzi, siamo Elisa e Eva. Oggi siamo a Marostica col gruppo Crispy Bacon. Ciao Luca, di cosa vi occupate principalmente e perché avete scelto il nome Crispy Bacon? Allora, noi ci occupiamo di sviluppare dei prodotti digitali, quindi delle applicazioni, ma anche dei siti web. Ci chiamiamo Crispy Bacon, in italiano pancetta croccante, perché riteniamo che la pancetta croccante sia la cosa più buona e che aggiunge più valore a qualsiasi panino. Un panino senza pancetta non è nulla, quindi per questo noi cerchiamo di dare quel qualcosa in più ai clienti che ci chiedono di creare questi prodotti digitali. Siamo la pancetta croccante dei nostri clienti. Come si crea un'app e quanto tempo serve? Ma un'applicazione diciamo che dipende il tempo necessario, ce ne sono di molto semplici, come quella che abbiamo creato, di cui parleremo dopo, che si fanno in un giorno. Ce ne sono altre che richiedono mesi e mesi di lavoro. A seconda delle necessità e delle richieste di ogni cliente, possiamo metterci più o meno tempo. Sappiamo che avete creato un'applicazione molto particolare sul mondo di Harry Potter. Com'è nata questa app e come funziona? Allora, l'app della mappa del malandrino nasce durante un concorso. Noi di solito, per divertimento, per sfida, andiamo a questi concorsi che si chiamano hackathon. Hackathon è un neologismo che deriva da hacker e maratona, marathon, quindi una maratona di hacker che in 24 ore prendono una sfida lanciata da aziende, da operatori del settore e riescono a creare un prodotto digitale che accolga questa sfida. In questo caso siamo stati a questo evento a Londra e nello stesso anno anche a New York in un altro evento, e abbiamo avuto questa idea raccogliendo il brief di PubNub, questa azienda che ci ha chiesto: perché non usate le nostre tecnologie per far sì di avere una mappa del malandrino in cui potete avere tutti gli amici in tempo reale su una mappa dove si trovano? Noi abbiamo raccolto questa sfida e l'abbiamo sviluppata. Quindi nasce, diciamo, da uno stimolo dato da un'azienda che partecipava a questo concorso. Perché l'app funziona solo con i dispositivi Apple? Come ti dicevo prima, hai 24 ore di tempo in questi concorsi per sviluppare l'applicazione. Dunque siamo stati costretti a scegliere: facciamo per Apple, facciamo per Android, facciamo per Windows Phone. Abbiamo deciso Apple, era la cosa che ci veniva più facile, ma si potrebbe benissimo sviluppare anche per gli altri sistemi operativi, non c'è problema. Con questa app avete partecipato ad un concorso a Londra lo scorso anno. Raccontateci questa esperienza. Beh, il fatto che siamo andati all'estero a fare questo concorso è stato molto stimolante, perché noi siamo una realtà nata ormai da 3 anni, ma basata qui in Italia, e confrontarci anche con sfide fuori dai confini italiani per noi è stato sicuramente
stimolante. E poi il fatto di andare a Londra ti permette di creare relazioni con altre persone all'estero e cominciare anche a lavorarci insieme a Londra in questo caso, ma poi a New York nell'altro. Di fatto negli ultimi 7-8 mesi mi ha cominciato veramente a lavorare con nazioni fuori da quelle che è l'Italia. E abbiamo allargato i nostri confini. Al concorso avete vinto il primo premio il Pub Nab. Che emozione avete provato? È stata sicuramente una grande emozione. Poi ha creato ancora più emozione il fatto che Pub Nab sia un'azienda che è basata a San Francisco. San Francisco, se non lo sapete ve lo racconto io, ma per noi che ci occupiamo di digitale e di tecnologia è il posto, il centro del mondo. Quindi la Silicon Valley, ne avete già sentito parlare immagino, è dove nasce Facebook, dove nasce Google. Quindi per noi essere premiati da un'azienda di quel territorio è valso ancora di più. Grazie a Crispy Bacon per la vostra gentile collaborazione. Linea allo studio. Vediamo qualche consiglio utile per i nostri amici animali. Ciao ragazzi, siamo ritornati nello studio del dottor Ezio Festa per avere qualche consiglio sui nostri amici quattro zampe. Buongiorno dottoressa Caterina. Cani e gatti in inverno possono restare tranquillamente all'aperto anche di notte, oppure è meglio farli restare dentro casa? Beh, allora diciamo che non si può generalizzare più di tanto. Ci sono dei cani che hanno un mantello molto folto, un sottopelo molto fitto e che tollerano benissimo anche i climi rigidi. Pensiamo a quei cani da slitta, ad esempio, che non hanno nessun problema a stare al freddo e anzi al contrario soffrono in estate quando è caldo, ma senza dimenticare anche tutti gli altri cani a pelo molto lungo e molto folto. Questi sono cani che stanno bene al freddo, anche se chiaramente quando le temperature scendono troppo un occhio di riguardo bisogna garantirglielo, quindi magari fornirgli una cuccia che sia isolata o magari farli entrare in garage, cose di questo tipo. Ci sono però anche tanti altri cani, indipendentemente dalle dimensioni del cane, sia cani grandi che cani piccoli, che non sono provvisti di questo, diciamo, cappotto naturale e quindi hanno un pelo molto più fine, molto più sottile, è uno strato di pelo molto più sottile e questo non gli permette di sopportare bene il freddo. Anche il grasso sottocutaneo in alcuni cani è diciamo sufficiente, in altri no. I cappotti per i cani sono utili o hanno una funzione prevalentemente estetica? Allora, i cappotti per i cani, anche in questo caso, dipende dal cappotto per cani. Ci sono dei cappotti per cani molto carini, che però svolta la loro funzione di essere molto carini, non hanno nessun altro ruolo. Ci sono dei cappottini invece che sono ben fatti e che forniscono un'adeguata copertura al cane, e appunto per i cani che dicevamo prima, che hanno magari il pelo sottile e corto, non molto fitto e poco grasso sotto la pelle, ecco, in questi casi il cappottino, se è un cappottino fatto in un certo modo, sicuramente può essere un aiuto per il cane stesso. Le zampe dei cani o dei gatti possono lesionarsi camminando su superfici ghiacciate o nevate? Sì, questo sicuramente può succedere, tant'è che esistono addirittura dei prodotti appositi per le zampe, proprio per proteggere le zampe. Dipende sempre dal tipo di cane, anche in questo caso. Ci sono dei cani che sono più resistenti, hanno dei polpastrelli più spessi, diciamo così, hanno uno strato corneo, che è lo strato proprio esterno della pelle, che è più spesso e fa sì che siano più resistenti. Altri invece ne soffrono di più. È bene comunque sempre controllarli dopo una passeggiata su terreni molto freddi o sulla neve, ancora di più controllarli, asciugare le zampe, controllare se sono arrossate e asciugarle bene al termine della passeggiata, e appunto verificare che non si siano fatti dei taglietti o delle abrasioni proprio dal freddo, perché questa cosa può verificarsi. Cani e gatti si ammalano di raffreddore, cioè, e se sì, cosa bisogna fare?
Allora, il raffreddore è una categoria molto generica che può comprendere tante cose, però sì, soffrono anche loro di principalmente problemi di gola, per esempio possono avere tonsilliti, possono avere altre infiammazioni, tracheiti, cose di questo tipo, come anche sì una sorta di raffreddore. E in questi casi bisogna portarli a visitare, in alcuni casi basta tenerli un pochettino al caldo e dargli qualche giorno, se invece la situazione è un po' più grave bisogna portarli dal medico veterinario curante per fare eventuali terapie, che possono essere terapie antinfiammatorie o, se si instaura un'infezione di tipo batterico, anche una terapia antibiotica. Molte grazie per i suoi utili chiarimenti, grazie dottoressa, arrivederci alla prossima. Linea allo studio. Ciao, sono Giada. Vi presento il libro Pablo il cacciatore. L'autore Brian Will Smith. Casa editrice Il Castoro. Pablo è un cane nato in una fattoria e un bel giorno viene ceduto ad un cacciatore che lo vuole addestrare per farlo diventare un cane da caccia. Per addestrarlo il cacciatore gli insegna a riportare i legnetti che gli lancia, a portare le uova senza romperle. Arriva il giorno in cui il cacciatore decide che Pablo è pronto per andare a caccia. Quel giorno il cacciatore vede un'anatra, spara, la ferisce ed ordina al cane di andare a prenderla. Pablo ubbidisce e quando trova l'anatra scatta in lui qualcosa di inaspettato ed anziché l'anatra Pablo porta al suo padrone un legnetto. E succede così ogni volta che vanno insieme a caccia. La cosa strana è che ogni sera Pablo ruba un pezzo di pane e poi si allontana da casa. Quando il padrone se ne accorge e decide di seguirlo. Il finale è molto bello ed inaspettato e ci rivela che Pablo è un cane altruista e generoso. La storia mi ha insegnato che molto spesso gli animali sono più sensibili e rispettano la vita più degli esseri umani. Questo libro lo consiglio a tutti, soprattutto ai cacciatori che vanno a caccia per sport, perché riflettano su quanto sia ingiusto lo sport che hanno scelto. Ciao a tutti, oggi ci troviamo in compagnia di Simone Temperato, alias Magico Tempe, uno dei più bravi bike trail del mondo. Ciao Simone! Da dove ti è venuta l'idea della tua bici senza la ruota anteriore e da quando la utilizzi? Ciao a tutti, sì, diciamo che sono parecchi anni ormai che pratico questa, tra virgolette, disciplina, chiamiamola così. E, diciamo, ho iniziato a 11 anni con la bici da tria, uno sport questo che mi ha dato molte soddisfazioni e mi ha fatto sviluppare, diciamo, moltissimo equilibrio. E diciamo che ho iniziato dal 2004 a fare la prima impresa, e l'ho fatta proprio qui a Bassano nel velodromo Rino Mercanti Mercante, e diciamo sono riuscito a fare nell'occasione 27 km e 541 metri tutti quanti attorno all'anello quello piatto del velodromo, tutti quanti con la mountain bike senza ruota anteriore. Come ti è venuta l'idea di questa passione per questo mezzo? Ma sai, diciamo che è sempre stata una cosa collegata al bike trail, diciamo alla continua ricerca di trovare i propri limiti, quindi ogni volta che cerchi di fare qualcosa di nuovo e poi riesci a raggiungere quell'obiettivo, cerchi sempre di alzare, diciamo, il livello di difficoltà. Qual è la gara in cui hai percorso più chilometri con la tua bici modificata? Diciamo che come performance, come impennata più lunga, diciamo nel piano sono riuscito a fare circa 70 chilometri e sono partito da Campese, sono andato su fino a Grigno, poi sono ritornato all'indietro per un ammontare di circa 68-69 chilometri circa. Quali sono state le imprese più importanti che hai sostenuto? Beh, sicuramente, diciamo, dal 2004 ho iniziato a fare questo genere di imprese, ce ne sono alcune che veramente mi hanno dato molto.
Una fra tutte è sicuramente la discesa dal passo dello Stelvio con la mountain bike senza ruote e forcella. È stata veramente una sfida molto difficile, perché comunque stiamo parlando del passo più alto d'Europa, 48 tornanti, e farli tutti con la mountain bike senza ruota e forcella, diciamo sì, è stata veramente difficile anche a livello psicologico, perché ho raggiunto in alcuni tratti la velocità di 48 km orari, quindi sbagliare a quella velocità lì vorrebbe dire farsi veramente del male. Sicuramente per quanto riguarda le salite ne ho fatto di tutti i colori, ne ho fatto sia qui in Italia sia anche all'estero. Tra le più dure in salita è stata affrontare lo Zoncolan nel 2007 con la bici da corsa, una salita questa considerata tra le più dure d'Europa, con pendenze che in alcuni tratti sfiorano il 22%. Quale sarà il tuo prossimo obiettivo? Il mio prossimo obiettivo, sono 2 mesi che mi sto preparando, ritornerò a fare lo Zoncolan fatto nel 2007, quindi dopo 10 anni voglio ritornare a farlo, però questa volta, a differenza della prima, voglio affrontarlo con una bici diciamo da corsa normale, che però da un anno ormai vado via con questa bici. Ho tolto non solo la ruota, non solo la forcella, ma ho tolto anche il manubrio, quindi come condizioni sono veramente all'estremo, diciamo, quindi pedalare con quella bici e su quelle pendenze sarà veramente difficile. Grazie Simone per la tua disponibilità e ti auguriamo una buona riuscita per i tuoi prossimi obiettivi. Anche per oggi è tutto, noi ci ritroviamo la prossima domenica, sempre qui su Rete Veneta, alle ore 14.30. Potete rivedere le puntate online sul sito di Rete Veneta. Seguiteci anche su Facebook. Ciao!